Le persone cambiano a seconda di chi frequentano. In questo video di oggi ho intenzione di disquisire in merito alle persone umane, in particolare al fatto che quando una persona è con delle altre persone altera profondamente il proprio carattere. Secondo quella che è la mia opinione personale, io non dico che tutte le persone alterino il proprio carattere, quindi la propria persona, ma nel momento in cui si trovano in una collettività modificano la propria essenza, il proprio, chiamiamolo, ego. Ciò significa che, per esempio, quando stanno in contatto con un gruppo di ragazzi o di ragazze, non sono più, tra virgolette, quelle persone simpatiche, buone e per bene. Quando per esempio stanno con i propri genitori, ma diventano per esempio degli stronzi oppure delle stronze. Ciò vuol dire quindi che si va ad alterare profondamente, radicalmente il proprio carattere. Ciò ovviamente è normale, non è qualcosa di assurdo, non è qualcosa di astruso, anche perché altrimenti sarebbero tutte musone le persone. Invece è bene che quando si sta in compagnia si alteri un po' il proprio carattere, però quel che voglio dire in questo video è che sì, si può alterare, ma non si può sconvolgere del tutto, perché andando a sconvolgere del tutto il proprio carattere ci si trasforma in qualcosa o in qualcuno che non può essere classificato in nessun modo e o in nessuna maniera. È bene quindi essere sempre se stessi, dal mio punto di vista, quindi secondo la mia opinione personale. Pur sapendo che però in un ambito, chiamiamolo, di collettività, in un ambito collettivo, ci si può, diciamo così, scontrare con delle realtà che obbligano di fatto una persona a stravolgere completamente o in parte il proprio carattere. Stravolgere in parte il proprio carattere, secondo me, è meglio rispetto a stravolgerlo in maniera totale, quindi completa. Quindi, ripeto nuovamente, è essenziale, è importante che un essere umano in primis rimanga se stesso e non sconvolga completamente il proprio carattere. La società di oggi impone, dal mio punto di vista, che una persona si vada a stravolgere quasi completamente per il fatto che sta in compagnia. La compagnia, il gruppo di persone, di ragazzi, di ragazze, di giovani possono provocare in una o più persone uno stravolgimento addirittura completo di quella esistenza umana. Quindi si diventa più ciarlieri, si diventa più disinibiti, si segue quello che eventualmente il gruppo va a dettare a livello verbale, si seguono quelle che sono le direttive che vengono, diciamo così, tra virgolette, dall'alto, senza tenere conto del fatto che ognuno deve essere se stesso sempre e comunque. Ma purtroppo, per il gioco della società di oggi e per il gioco della società contemporanea, diciamo così, che si è obbligati, tra virgolette, a trasformare se stessi per diventare qualcun altro e per diventare persone diverse da quelle che effettivamente siamo. E quindi, tornando al video, o meglio al titolo del video di oggi, che è appunto le persone cambiano a seconda di chi frequentano, mi sento di dire con ogni ragionevole certezza che effettivamente così stanno le cose, dal mio punto di vista. Stravolgere il proprio carattere, la propria persona, in base a chi si frequenta. Se io trovo, per esempio, un gruppo di ragazzi, tra virgolette, che cercano, vogliono, esigono che io sia diverso e che faccio parte del gruppo, probabilmente anche io seguirò quella strada lì, anche se io sono diverso dagli altri e quindi non faccio quello che dicono gli altri, a costo, e ripeto, a costo di rimanere emarginato, a costo di rimanere isolato, a costo di non avere uno o più amici con cui mi trovo a confrontarmi. Detto ciò, questo è il mio pensiero, questa è la mia opinione. Io non sono il valangiero in terra, non prendete per oro colato ciò che fino ad ora avete ascoltato, prendete però con attenzione e
con ragionevole, diciamo così, margine di certezza ciò che poc'anzi hai e avete ascoltato e quindi udito attraverso la mia viva voce. Detto ciò, non mi dilungo più di tanto, anche perché mi rendo conto che sono già passati ben 5 minuti e 23 secondi di tempo circa, e quindi non voglio essere noioso più di tanto, però faccio sapere che è bene sempre rimanere se stessi, a costo di rimanere senza amici, pur di salvaguardare il salvaguardabile e pur di salvaguardare la propria faccia, perché a volte è meglio essere se stessi piuttosto che diventare altre persone nel momento in cui si sta in gruppo o nel momento in cui si frequentano determinati tipi di persone, di entità umane. Detto ciò, io termino qui il video, lo concludo qua. Un video breve, un video ma credo incisivo per affermare principi che auspico vengano accolti dai più e soprattutto non vengano, diciamo così, considerati come principi sudori, banali e o privi di senso e o privi di contenuto, perché sono principi, sono idee, sono giudizi che vengono da una mente che è la mia, che non credo sia una mente stupida, una mente banale, ma credo che sia una mente abbastanza brillante, una mente che sa disquisire bene, una mente che soprattutto sa arrivare al punto senza se e senza ma, sapendo quello che dice e soprattutto dicendo quello che è, dal mio punto di vista, la realtà dei fatti. Io sono me stesso finalmente. Non sono potuto essere me stesso quando andavo alle scuole superiori perché il contesto in cui mi trovavo mi obbligava a essere un coglione, mi obbligava a fare il coglione, ma io di me sono un ragazzo intelligente, non mi manca niente e soprattutto sono una persona che se dice una cosa la porta a termine e a compimento fino in fondo. Detto ciò, quindi mi raccomando, volete stare in gruppo? Bene, siate voi stessi, non alterate il vostro carattere perché è inutile stare lì a spacciarsi per degli altri, fare il coatto o i coatti o la coatta, perché essere coatti oggi come oggi significa peccare di una propria individualità. Essere se stessi è fondamentale. Siete stesso o siete stessa sempre e comunque. Anche se il gruppo ti dice fate una canna, fate sto tiro di fumo, di sigaretta. Dai, vai a troie, vai, dai, fate un po' buca insieme a noi. No, tu di no perché io penso alla salute. Chi vuole nuocere alla salute altrui, secondo me non vuole bene all'altra persona, ma secondo la mia opinione vuole nuocere alle altre persone. Da Leandro Osmelli, di nome è tutto, il video termina qua. Iscriviti, commenta, fammi sapere cosa ne pensi. Un caro saluto e al prossimo video da parte mia.